Da qualche tempo abbiamo aperto una discussione in città riguardo al mercatino della Col Diretta. Abbiamo fatto anche un sondaggio chiedendo ai mesegnesi se volevano lo spostamento da Piazza San Michele Arcangelo a Piazza dei Commestibili. Ci sono stati tantissimi no, però ecco, abbiamo avuto anche la segnalazione da parte di questo rivenditore autorizzato che paga le tasse che la situazione è davvero critica in questa zona. Ci vuole spiegare che cosa succede? Mi hanno messo in difficoltà un paio di anni che la gente di qui vicino non viene più da me a comprare con i prezzi bassi. Sì, non con i prezzi alti, dicono che qua è più caro della Col Diretta. Io li metto esposti i prezzi. Rabbia alla Col Diretta 2,50, già fatto il sondaggio. Qui a 1,49, quindi sto un euro meno di loro. Ma forse perché la gente preferisce andare a comprare dai produttori e non da lei, no, che è un rivenditore? Perché è convinta la gente che li coltivano loro. Allora non, è bugia che vogliono risparmiare. Quindi non li coltivano loro? Eh no, perché io più di qualche volta li vedo al mercato a Mesagna alla Palmara, di questi qua. La differenza tra lei, mi diceva prima, e queste persone è che lei paga le tasse, paga l'occupazione solo pubblico. Oggi già ho pagato metà stipendio alla comune, non tutto. Quanto mi pago la pensione di nuovo cerco di pagare perché sto in difficoltà. E mi hanno messo in difficoltà. Perché non si vende più, la gente passa di qua, ti guarda, carica con 7-8 bocce, ti guarda pure cattivo. E tu ti stai zitto, purtroppo non puoi fare altrimenti. Noi mettiamo i prezzi esposti, ma la gente è convinta che lì i prodotti sono locali e biologici e vanno a comprare là. E noi ci stanno mortificando. Lei che cosa chiede al comune? Io veramente li dovevo chiamare ai danni, perché hanno messo un mercato qua che non si poteva mettere. Due vigili a loro disposizione con i soldi pubblici della gente a disposizione di loro e noi no. Quindi la situazione è qua, un mercato, lunedì fanno un mercato, martedì ne fanno un altro, mercoledì ne fanno un altro e noi quando vendiamo? Questi soldi qua quando li prendiamo a pagare? Mai. Io mi sto salvando un pochettino per la pensione, come l'ho presa? Ho pagato le tasse, non mi è rimasto più niente in tasca.